di questo nuovo video streghette e soprattutto maghetti. Oggi parleremo di un argomento delicatissimo che a chi più e a chi meno ha segnato in modo molto importante alcuni momenti della propria vita. Parliamo delle visioni in punto di morte. Le visioni in punto di morte o sul letto di morte sono uno dei fenomeni che si verificano praticamente in prossimità della morte della persona stessa. Le visioni in punto di morte, sono praticamente conosciute da tantissimo tempo e fanno parte, diciamo, come definirla, della storia della ricerca psichica. Le esperienze di premorte sono dette in inglese NDA, e sono appunto in italiano esperienze di premorte. Allora, dovete sapere che il dottor Haraldsson, professore emerito di psicologia all'Università di Islanda, ha chiesto nel 2016 a circa 700 medici e infermieri di raccontare quello che hanno sentito dai loro pazienti appunto sul letto di morte. Molte persone, dovete sapere che appena prima di morire, hanno detto di aver visto amici o familiari deceduti che dicevano di essere lì praticamente per aiutarli a passare oltre, quindi andare nell'aldilà. I pazienti in quei momenti si rallegravano e la loro paura si dissolveva appunto a seguito di quelle visioni. Diciamo che questo è stato il primo studio importante del dottor Haraldsson. Nel 1977 è stato pubblicato il suo libro intitolato Quello che videro nell'ora della morte, che è un libro meraviglioso, ragazzi, e che vi consiglio di leggere. Il dottor Haraldsson, ormai ha più di 85 anni, ha condotto poi nel tempo altri studi, inclusi alcuni su persone che dicono di aver avuto, per esempio, contatti con i morti, ricordi di vite passate e, perché no, anche poteri soprannaturali. Ma la domanda che ci siamo posti all'inizio del video e a cui vogliamo dare risposta è: le visioni in punto di morte sono reali? Allora, prima di dirvi cosa penso io, ragazzi, e cioè sì, sono reali, vorrei riportarvi anche il punto di vista di questo professore, che è praticamente Haraldsson, che in un'intervista su YouTube praticamente lui dice: tecnicamente parlando, dice lui, sono allucinazioni. E ovviamente poi spiega che per allucinazioni si intendono le visioni che gli altri non possono vedere. Quindi finisce lui il video dicendo: da un punto di vista tecnico, le possiamo definire allucinazioni perché nessun altro le vede, ma da un altro punto di vista, in un certo senso, erano anche realistiche, erano e sono realistiche. Perché? Perché coinvolgono persone reali che il paziente praticamente conosceva, quindi non persone inventate. Le visioni sono anche chiare, razionali e sorprendentemente uniformi. Allora, diverse, ragazzi, sono le testimonianze di morenti che scorgono figure di parenti, amici, la cui morte era praticamente loro nota, e con stupore li osservano oppure instaurano praticamente un breve dialogo con loro. Chi di noi non ha provato la sensazione che in camera con il malato ci sia davvero una presenza? Lo si percepisce, ragazzi, non c'è nulla da fare, si sente dentro la carne, lo si sente sulla pelle, sui vestiti. Chi di noi non ha visto improvvisamente davanti agli occhi un'immagine fugace di un parente che stava per morire in quel momento, magari sapevamo che era in ospedale? Visioni che simboleggiano a volte il loro saluto anche nei nostri confronti. Allora, io, navigando in rete tra vecchi articoli di giornali reali, ho letto che in una circostanza un soldato gravemente ferito al fronte, nella Grande Guerra, morì nel 1920 all'ospedale. Circa 10 minuti prima di esalare l'ultimo respiro, egli praticamente c'era scritto che, volgendo lo sguardo verso un angolo della camera, esclamò: «Come mai sei qui, Enrico? E tu anche, Carlo, amico mio, come mai sei qui? Vi vedo più vivi che mai e più belli di allora. Com'è possibile questa cosa?» In un'altra circostanza ancora abbiamo la testimonianza di Maggie e Patricia, che sono due infermiere che lavorano in un hospice, che hanno riferito diversi eventi accaduti al letto, di alcuni loro pazienti, uno dei quali riguarda due amici d'infanzia morti nello stesso istante, ma in località lontane centinaia di miglia. Vi racconto l'episodio.
Abbiamo Steve, ragazzo che vive a Boston, che era solito passare ogni estate nella casa di famiglia a Cape Cod. Ovviamente lui era vicino di casa di Ralph, la cui famiglia veniva lì ogni estate dall'Ohio. Dopo il college, le loro estati praticamente insieme a Cape Cod finirono. Raramente si vedevano e tranne gli auguri di Natale tra loro non c'era alcun altro tipo di corrispondenza. All'età di 27 anni, un incidente automobilistico causò a Steve una paralisi praticamente dal collo in giù. Gravemente inabilitato, la famiglia lo mise in una casa di cura, dove poi morì per polmonite. Alcune settimane dopo, in Ohio, arrivò una lettera della vedova di Ralph, che riferiva appunto che Ralph era morto da poco tempo per un tumore. Ralph non sapeva della paralisi di Steve né della sua morte, ma nelle ultime settimane di vita aveva cominciato ad avere delle visioni. Poco prima di morire, subito dopo che Steve era morto, Ralph che cosa disse? Disse tutto eccitato in punto di morte: "Guarda, arriva Steve, è venuto a prendermi". Adesso di testimonianze, ragazzi, ce ne sono parecchie e senza dubbio le visioni in punto di morte sono sempre rasserenanti, danno speranza in un momento dove il dolore arriva supremo, piomba supremo su delle circostanze non proprio piacevoli. Molto spesso queste visioni provocano anche sensazioni di pace, di serenità e soprattutto di conforto per chi sta per morire. Quindi, dopo queste testimonianze vissute o che ci sono state raccontate, possiamo asserire, almeno io posso asserire, che le visioni in punto di morte sono reali. È fondamentale saperlo, ragazzi, in modo da poter affrontare queste situazioni nel modo migliore, andando a instaurare un rapporto delicato e diverso con i nostri parenti o conoscenti che sono appunto in quella fase di premorte. Anche se alcuni le ritengono solo allucinazioni, nonostante queste si possono verificare a causa di vari fattori, non ultimi i farmaci, noi sappiamo che sono eventi reali, che in quel momento chi è pronto a passare oltre sta vivendo, sta vedendo, sta toccando. Sono cose la cui spiegazione, ragazzi, non è necessaria ai fini di una buona morte. Anche se detta così sembra brutto, lo so, ma ricordatevi una cosa: l'elemento chiave della storia spirituale, magico, quel che sia, è ascoltare cosa è importante per chi sta morendo ed essere veramente presenti per quella persona. Questo è praticamente prendersi cura in maniera amorevole e compassionevole delle persone, questo è dare onore anche a una parola così pesante che fa tremare per il suono, la morte che sembra un gioco di parole, altro non è che un insegnamento di vita per tutti noi. Grazie per essere stati anche oggi con me e ci vediamo al prossimo video. Hush, my rose, still, and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love.